Siamo online. Benvenuti alla presentazione del libro di Elisa Guida, Senza perdere la dignità, una biografia di Piero Terracina. E questo libro ricostruisce con grande rigore storico non solo la vita di Piero Terracina, ma quella di tutta la sua famiglia. Il libro si apre con la nascita di Piero e va avanti a raccontare la storia, quindi le leggi razziali, lo scoppio della guerra, l'occupazione nazista, l'arresto, la deportazione, per arrivare alla liberazione, al ritorno a Roma e alla costruzione della nuova vita, della sua seconda vita. Per decenni Piero non parla con nessuno di quella che è stata la sua esperienza, ma poi la testimonianza diventa proprio la missione della sua vita. Elisa ha scritto questo libro perché 3 anni fa lo aveva promesso a Piero. Piero aveva scelto Elisa come la persona che avrebbe dovuto scrivere e raccontare la sua vita, ma non solo perché Elisa era una storica. Negli anni Piero ha raccontato ad Elisa la sua terribile esperienza di Auschwitz, quindi tra di loro si è creato un rapporto di profonda amicizia, di fiducia, di affetto. E questo libro è la promessa fatta a Piero e mantenuta dall'autrice. Il libro, che ha la prefazione di Bruno Maida, è dedicato alla Grazia di Veroli e in copertina ha un bellissimo ritratto proprio di Piero fatto dall'artista Georges De Canino. E questo pomeriggio abbiamo il piacere di avere i nostri ospiti, l'autrice Elisa Guida, che dialogherà con Pietro Suber, giornalista e regista, dialogheranno sulle tematiche del libro. E abbiamo qui con noi Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, Ettore Terracina, nipote di Piero, che ci porterà la sua testimonianza, e l'inaspettata partecipazione di Tatiana Bucci, che anche lei porterà un suo ricordo di Piero. E infine una lettura di Georges De Canino. E darei la parola a Ruth Dureghello. Buonasera a tutti e grazie per questa occasione di ritrovarci insieme per una pubblicazione che evoca in ciascuno di noi tanti ricordi e soprattutto tantissime emozioni, perché è legata a una figura unica e eccezionale come è stato Piero Terracina, Zichrono Livracha. Piero, che ovviamente abbiamo conosciuto, apprezzato e accompagnato nel suo peregrinare per le scuole, a incontrare studenti, a raccontare la sua esperienza, ha significato la forza e il valore di una voce italiana autorevole, una voce di questa comunità, una voce di un'esperienza unica ed eccezionale come quella appunto che nel libro viene magistralmente raccontato per mano e attraverso le parole di Elisa. E una voce, dicevo, unica perché per me, che quantomeno ho accompagnato Piero in tante occasioni, nelle sue testimonianze, Piero non ha mai perso di forza, di autorevolezza, di coraggio anche nel denunciare, nel parlare di cose di cui altri spesso evitavano di raccontare, dalle delazioni ai tradimenti, lui che questa esperienza l'aveva proprio vissuta sulla sua pelle, dalla denuncia quindi del contesto sociale e politico in cui era stato coinvolto, l'esperienza e i sentimenti che l'avevano pervaso, l'abbandono della scuola, appunto il tradimento, la tragedia della deportazione, ma anche nel suo ritorno la grande attenzione, fatemelo dire, al presente e alla realtà, questo reinserirsi nel contesto dell'attualità, mantenendo però sempre un netto distinguo tra il passato e il presente, tra cosa significasse raccontare il passato e denunciare il presente. Una prerogativa che mai come questi tempi, di cui sentiamo, ahimè, purtroppo la mancanza. Non voglio aggiungere altro a quello che verrà detto, voglio salutare
Ettore e la famiglia di Piero, che sono amici veramente e mi farebbe piacere quanto prima riabbracciare. Non vi dico l'emozione di poter rivedere Tati, anche se a distanza, su questa piattaforma, come lei ci ha appunto poco fa ricordato, e ringraziare ancora Elisa per la sua infaticabile opera e Pietro Suber per la sua partecipazione, con una nota particolare per Elisa, se me lo concedete, perché raccontare le emozioni non è facile, farle proprie e renderle in un libro, come in questo libro, è un'esperienza che forse pochi di noi saprebbero fare, che spesso anche gli stessi familiari hanno difficoltà a fare, presi dalla commozione, dalla pervasione, anche da quel sentimento che si trasmette dai testimoni ai loro familiari di dignità, appunto, nel raccontare alcune questioni. E penso che invece Elisa, con la sua delicatezza, col suo approccio e anche con qualche nota di coraggio nello spronare Piero, alle volte un po' restio, e lo conoscevamo bene tutti, ci manca veramente tantissimo, sia riuscita nell'impresa. Un grazie particolare al Centro di Cultura, a Shalom che ci segue in diretta, a questa squadra meravigliosa della comunità ebraica di Roma che non si sottrae anche in questa epoca così complicata ai suoi impegni. E un augurio a tutti quanti voi, fatemelo dire, per il prossimo Purim, e sperando che di nuovo si rinnovi il miracolo e magari si portino buone notizie. Sia il ricordo di Piero di benedizione. Grazie. Grazie Ruth, grazie delle tue belle parole e passerei la parola a Pietro, vai. Eccoci qua, grazie, ringrazio anch'io Ruth Dureghello per la bellissima presentazione. Penso anch'io che effettivamente non sia insomma, facile descrivere insomma, il rapporto che molti di noi hanno avuto con Piero, iniziare appunto da quello dell'autrice, di Elisa Guida, un rapporto sicuramente no, di grandissimo affetto che Piero ha avuto in particolar modo con i suoi interlocutori più giovani, rapporto che poi si è trasformato nel tempo. Elisa Guida lo descrive molto bene nell'introduzione al libro intitolato Senza perdere la dignità, no? A iniziare da quella richiesta, non una domanda specifica, Elisa Guida che gli fece lo stesso Piero della serie Scrivilo tu, no? Scrivi tu la mia biografia, che costringe in qualche maniera l'autrice a mettere in gioco se stessa per trovare un equilibrio, insomma, molto difficile tra la dimensione privata, quella dell'affetto, dell'amicizia per il protagonista della biografia, a quella pubblica del mestiere di storico, di biografo. Personaggio di Piero è stato già introdotto molto bene da Miriam. Io faccio un piccolissimo inciso personale, ho avuto la fortuna di conoscere Piero alcuni anni fa, in particolare nel 2014-2015, per la realizzazione di un docufilm che era intitolato Meditate che questo è stato, incentrato sulla testimonianza di Piero e in particolare sull'amicizia durata più di 70 anni con un altro testimone straordinario della Shoah, Sami Modiano. Amicizia che, come sappiamo tutti, è nata dentro al campo di sterminio di Auschwitz e che è continuata per così tanto tempo ed è stata un'amicizia decisiva perché poi è stata grazie a Piero Terracina, se Sami a un certo punto anche lui ha deciso di parlare, di portare la propria testimonianza ancora oggi così, così importante, così fondamentale. E a questo punto io chiederei, passerei subito a chiedere al nipote di Piero, Ettore Terracina, se ci può portare la sua testimonianza a riguardo. Ettore? Ti ringrazio e buonasera a tutti. Grazie a Ruth delle tue belle parole. Zio Piero, sì, ha detto Elisa, scrivila tu la mia biografia. Sicuramente si era sempre, diciamo, sottratto a varie richieste che c'erano state, perché non
Probabilmente, diciamo, c'era anche il fatto che parlare con chi doveva scrivere la sua biografia sarebbe forse anche significato che gli veniva chiesto magari di raccontare qualcosa in più di quello che lui voleva, e quindi lui questa cosa non l'ha mai gradita e quindi ha sempre un po' rifiutato questa cosa. Poi credo che lui all'inizio del suo ritorno non abbia, sappiamo che non amava, non parlava perché pensava di non essere creduto, poi o che qualcuno gli potesse dire che non era vero. Poi nel momento in cui ha cominciato a fare la sua testimonianza c'era lui, e quindi se anche qualcuno avesse detto non, quello che dici non è vero, lui poteva gridare come più volte si è trovato a fare. Io c'ero, io posso testimoniarlo, e ditemi voi che fine hanno fatto i miei genitori, che fine hanno fatto le persone che non sono più tornate. Questo, diciamo, a un certo punto si è trovato a fare i conti con l'età, e quindi il momento in cui lui non c'era più e vedeva che comunque c'era sempre qualcuno che potesse mettere in dubbio, e i negazionisti ci sono sempre stati. Vediamo episodi come quelli che sono successi il 27 gennaio di quest'anno, dove tre consiglieri comunali offendono la memoria di cittadini italiani facendo il saluto fascista, praticamente il saluto romano in un consiglio comunale. Quindi c'è sempre bisogno di qualche cosa che ricordi e che porti avanti la memoria della Shoah. E quindi a un certo punto Cipriano ha pensato che, visto questo sentimento che si era creato fra lui e Elisa, che Elisa fosse la persona giusta per portarla avanti, anche perché era la persona giusta anche per trovare, diciamo, le conferme storiche a tutto questo. E quindi ha portato avanti questa cosa e gli ha chiesto di scrivere. Tra le altre cose, mi ha fatto venire prima in mente, quando parlavamo, prima parlava Tatiana, il sentimento di, diciamo, di non, come posso dire, di intolleranza che può sempre venire fuori anche all'improvviso. E quindi zio, una delle cose che diceva sempre era che bisogna essere tolleranti, che bisogna essere attenti a quello che succede in giro e non girarsi mai dall'altra parte. Riguardo a questo, vi racconto un episodio. Credo che era il 1999 o il 98, praticamente. Questo lo dico perché prima me l'ha fatto venire in mente Tatiana, che parlava, che lei parla ai ragazzi delle elementari. Sì, io non ho mai gradito parlare ai ragazzi delle elementari. Però credo che la prima volta che l'abbia fatto sia stato quando mio figlio, che andava a scuola in una scuola statale, si rifiutò praticamente di fare la recita di Natale perché, essendo ebreo, non riteneva giusto farla. E venne a quel punto messo da parte dai suoi amici, dai suoi, venne un po' isolato. E naturalmente questo lo raccontò, secondo me non venne isolato tanto dagli amici quanto dai genitori degli amici che si risentivano, dei suoi compagni di classe. Io andai a parlare con la direttrice mi disse che la soluzione ideale era quella di portarlo via, di mandarlo alla scuola ebraica. Zio naturalmente lo venne a sapere e dopo quello che lui aveva passato nel 38, che era stato praticamente mandato via dalle scuole, andò a parlare con la direttrice e gli chiese di poter parlare ai ragazzi. Organizzarono un incontro, portarono tutte le classi, naturalmente delle quinte, perché gli altri erano troppo piccoli, e zio ebbe un risultato, credo, eccezionale verso questi bambini, al punto che poi, qualche giorno dopo, gli portarono una scatola con sopra scritto Shalom, con dentro tutti i bigliettini, che è stata una delle cose che lui ha conservato gelosamente. Questo lo, diciamo, dico perché è questo combatteva zio Piero nelle sue testimonianze, e questo, diciamo, credeva che potesse fare, che
che potesse mettere per scritto Elisa, che ha fatto molto bene. Poi, questo libro piace anche perché lei non ha messo soltanto le testimonianze di zio, ma ha messo anche, ha aggiunto poi delle ispezioni di altre testimonianze che diciamo completano un po' quello che era il percorso che è stato fatto dagli ebrei romani, perché di questo si parla nel libro, fino praticamente a tutto quello che hanno passato. Grazie per il momento. Grazie Ettore, grazie mille. Io entrerei subito allora adesso nel vivo della presentazione del libro, quindi coinvolgendo l'autrice Elisa Guida, che ricordo insegna storia contemporanea presso l'Università della Tuscia e si occupa da molto tempo con varie pubblicazioni di storia della Shoah e del rapporto tra storia, letteratura e memoria. E, il racconto della biografia su Piero si sviluppa lungo quelle che Piero chiamava le due vite che ha avuto. Io forse ne aggiungerei anche una terza. La prima chiaramente quella che parte dalla nascita nel 28 fino alla deportazione, quindi attraversa le leggi razziali, la persecuzione, infine la deportazione prima a Fossoli, cioè prima a Regina Coeli, poi a Fossoli, poi a Auschwitz-Birkenau, a soli 15 anni. La seconda, che parte dalla liberazione, dall'uscita dal campo di sterminio e arriva, diciamo, fino al 92, no? 92, quando, adesso Elisa ce lo racconterà anche, e Piero decide di parlare per la prima volta in pubblico apertamente della sua esperienza relativa alla deportazione. È una testimonianza quindi che è durata, per fortuna, per nostra fortuna, per tanto tempo, 27 anni, ricca di incontri, conferenze e di testimonianze di vario genere, dove Piero si è sempre impegnato, diciamo, con forza, con tutto se stessa, affinché le parole mai più non rimanessero delle parole senza significato. E Elisa, io ti partirei proprio appunto dalla prima vita di Piero, no? Quindi dal momento terribile dell'arresto e della responsabilità anche degli italiani, no, brava gente, secondo uno stereotipo comune. In Italia, ripeteva Piero, si pensa che tutto quello che è accaduto non è colpa degli italiani, che è successo tutto in Germania, ma non è vero. Questo lui lo ripeteva sempre, no, in tutte le sue testimonianze. Dice: io sono stato arrestato perché sulla porta di casa mia sono arrivate le SS accompagnate da italiani come noi. Se non ci fosse stata la collaborazione di fascisti, non ci sarebbe stata la deportazione. E tu, che hai avuto modo di trascorrere, in particolare negli ultimi anni, molto tempo con Piero, ecco come si è evoluta questo suo racconto sulla deelezione. Ricordiamo che appunto i nazisti arrivarono a casa di Piero a Monteverde, a Piazza Rosolino Pilo, sulla base della deelezione di due ragazzi che avevano inseguito la sorella maggiore, Anna. Allora sì, Pietro, grazie. E prima di risponderti, innanzitutto volevo chiedere scusa a chi ci ascolta e a chi ci vede per la connessione. Mi pare di capire che molto probabilmente la mia immagine salterà, ma si continuerà con l'audio. Volevo poi ringraziare Miriam, volevo ringraziare il Centro di Cultura, volevo ringraziare Ettore Terracina, e volevo spendere almeno una parola per quello che ha detto Ruth Dureghello, emozionandomi in maniera particolare, perché per eleganza Ruth Dureghello ha volontariamente dimenticato, ha volontariamente omesso un particolare. Se questo libro c'è, è anche grazie a lei e alla comunità ebraica di Roma, perché questo libro è il frutto di due anni di ricerca, da quando appunto Piero mi ha dato quel suo famoso scrivilo tu, e questa ricerca ha avuto diversi aiuti,
mi ricordo bene quando sono andata a chiedere aiuto a Ruth Ureghello, che credo non mi avesse mai vista, e mi ha detto va bene, scommettiamo su questo libro, quindi grazie. E poi insomma la presenza delle sorelle Bucci, che è per me e credo per tutti noi particolarmente significativa. Arrivando alla nostra domanda, tu tocchi uno degli aspetti che per Piero era assolutamente fondamentale, una delle questioni più importanti, che ovviamente come biografia non potevo mettere, ma che in realtà ho proprio voluto sottolineare anche attraverso la ricca documentazione dell'archivio privato di Casa Terracina, che ho potuto consultare in un primo momento grazie a Piero e in un secondo momento grazie alla straordinaria collaborazione di Ettore. Che cosa voglio dire? Voglio dire che Piero ha sempre insistito su questo punto. Io non voglio fare la storia noiosa delle date, però la razzia del 16 ottobre del 1943 è l'unica razzia, è l'unica grande razzia nel nostro territorio che avviene per mano dei nazisti. Tutti gli arresti che avvengono nel periodo successivo, e questo lo ha messo in luce con gli studi più attendibili, gli studi più importanti, sono quello di Amedeo Ostiguerrazzi, tutti gli arresti successivi, e sono più di 700, avvengono perché c'è un italiano che denuncia, ed è un italiano che denuncia un altro italiano. Nel caso della famiglia Terracina, noi non solo abbiamo la testimonianza di Piero che ci racconta questa storia, che è una storia agghiacciante, perché è la storia, come tu accennavi, di due ragazzotti che seguono questa ragazza, tra l'altro bellissima, poco più che ventenne, e probabilmente cercano un approccio, avanzano qualche pretesa, e lei ha altro per la testa. La nonna è morta da pochi giorni, la famiglia vive nascosta, i fratelli in cantina, lei in un appartamento con i genitori, il nonno dal portiere, e per la prima volta si riuniranno. È Pesach e lei va a cercare qualcosa da mangiare, e anche questo non è un dato da sottovalutare, perché siamo dopo anni di guerra, è difficile mangiare, oltre quindi ad essere una famiglia perseguitata e anche una famiglia piegata dalla guerra, dal conflitto, e lei va, tira dritto. Probabilmente viene seguita, ed è per questo che la sera la famiglia viene arrestata. C'è però anche un altro documento, che è un documento prezioso che a me ha colpito in maniera particolarmente forte, cioè la lettera di denuncia che arriva alla zia di Piero Terracina. Che è una lettera, non siamo quindi davanti al caso di una delazione, quindi di una persona che va alle autorità fasciste a segnalare la presenza di ebrei, ma siamo davanti a un caso altrettanto squallido e agghiacciante di un uomo, immagino che lo scrivente sia un uomo, scrive ad Enrica Perugia e dice: se non volete essere denunciata voi e tutta la vostra famiglia, mi dovete portare 20.000 lire al gianicolo. Cercare di mettere l'attenzione su questi eventi significa non solo cercare di ricostruire anche il contesto familiare, che come ovvio che sia in ogni biografia è necessario, sul quale è necessario lavorare, ma significa anche cercare di ragionare sulla storia del nostro paese. Una storia che è fatta, per esempio, di solidarietà per quanto riguarda, poniamo ad esempio la storia dell'oro, che è fatta di solidarietà per quanto riguarda a volte il 16 ottobre, pensa a tutti i portieri che riescono a salvare gli ebrei, pensa ai gentili che prendono i bambini, quindi ci sono delle storie di solidarietà,
ma significa anche fare i conti con le delazioni, con quell'Italia squallida, triste, fatta di vendetta interposta persona che si fa strada con la guerra totale. E quindi significa dare un piccolo contributo al che continui ad andare a demolire quest'idea degli italiani brava gente che, come oggi sappiamo, è un mito completamente infondato. Grazie. Il secondo aspetto che volevo toccare subito con te, prima di poi passare la parola a Tatiana, però prima volevo fare il passaggio con te, è l'amicizia con Sami Modiano, no? Che nasce tra Piero e Sami ad Auschwitz nell'ottobre del 44, quindi nel periodo più terribile della permanenza nel campo di sterminio, poco prima delle famose marce della morte. Un'amicizia saldissima che permetterà, come hanno ribadito entrambi più volte, ai due protagonisti di sopravvivere, cioè grazie a quell'amicizia riuscirono ad andare avanti in quell'inferno che era Auschwitz-Birkenau e che poi si è sviluppata appunto lungo tutti questi anni e che, come abbiamo detto prima, ha portato anche Piero a un certo punto a riuscire a convincere Sami a iniziare a parlare, a raccontare la sua testimonianza. In aggiunta ti faccio una seconda domanda: è come sei riuscita come storica a unire queste due dimensioni, no? Privata, di amica di Piero e di biografa, che penso non sia stato per niente facile. Allora, per cercare di darti un'idea dell'amicizia come valore interessante anche da un punto di vista storico, cioè quella disciplina che si interroga delle relazioni tra gli uomini, chiedo di immaginare due adolescenti che non sono più adolescenti, costretti in un campo di concentramento e di sterminio, che hanno perso i loro cari. Samuele Modiano è arrivato con il papà e con la sorella Lucia e li ha già persi entrambi nell'ottobre del 44. La sorella Lucia, poi attenzione, non è solamente una sorella. Sami ha perso la mamma quando era molto piccolo. Questa sorella è una figura materna, questa sorella è la casa, questa sorella è quanto di più importante il ragazzo aveva. E ovviamente anche il suo papà. Piero anche ha perso tutti. Ha perso i genitori e il nonno al momento dell'arrivo ad Auschwitz. E ha perso i fratelli, ha perso lo zio Amedeo nel campo e ha perso i fratelli nelle cosiddette marce della morte. Non sa quindi se sono vivi o se sono morti, sa che non ci sono più. Sono Cesare Terracina, Leo Terracina e Anna Terracina. L'ultima volta che vede la sorella è un momento di particolare emozione, di particolare tensione, lei sta male. E come tutte le sorelle maggiori non fa altro che preoccuparsi per lui. Lui invece si accorge che lei non ha più i denti, che è molto magra, che non si regge in piedi, e chiede: Anna, come stai? E lei mente con tutte le forze che c'hai, dice: io sto bene, ma tu come stai? Ma dimmi di te. Ed è l'ultima carezza che riceve da sua sorella. Perché ti racconto questo? Perché vorrei cercare di raccontare il fatto che siamo di fronte ad un'amicizia che non è un'amicizia. È sbagliato, credo, cercare di intendere questo rapporto come noi potremmo oggi con molta leggerezza parlare di amicizia. È un rapporto di fratellanza, è un rapporto che ha un profondo significato simbolico, perché permette a questi due ragazzi di essere ragazzi. Nel tempo piccolo di una battuta, nel tempo piccolo di una barzelletta, la prima volta che Piero e Samuele mi hanno raccontato della barzelletta, io sono rimasta quasi agghiacciata, perché uno dice: ma come una barzelletta? E effettivamente sì, perché si parla di giorni e giorni e giorni e poi mesi.
E quella barzelletta aveva il significato di farli sentire vivi, di farli sentire esseri umani, di farli sentire persone. E la sera c'era qualcuno da cui tornare. Quindi è questo rapporto talmente profondo che fa sì che sia durato per sempre. Poi Samuele Modiano per tantissimi anni è stato in Africa, ma è un rapporto che va completamente al di là di quello che banalmente si potrebbe chiamare amicizia, è proprio l'amicizia con la maiuscola. Per quanto riguarda le due dimensioni, è stato molto difficile e ho scritto più volte questo libro perché avevo bisogno di trovare questo equilibrio. Il fatto di conoscere Piero e di volergli bene sicuramente mi ha aiutato a interpretare i silenzi, a interpretare il non detto, mi ha interpretato a costruire la storia. Perché erano più di 10 anni che la sentivo raccontare, quindi la mia conoscenza non è nata insieme a questo libro, ma è questo libro che è nato grazie al nostro rapporto. Serve però il distacco dello storico, serve che non è un distacco, che è un tentativo scientifico di mettere gli eventi in prospettiva, quindi di valutare le scelte, quindi di non sposare necessariamente il punto di vista del testimone del sopravvissuto, anche perché il grande sforzo che noi dobbiamo fare, anche ad esempio quando parlano le sorelle Bucci, noi stiamo ascoltando la testimonianza di un uomo anziano come era Piero, o di due donne adulte come sono le sorelle Bucci, che ci parlano di loro bambine e quindi ci muoviamo su diversi livelli e lo storico non può sposare la prospettiva del bambino che racconta o di colui il quale ricorda, ma deve cercare di contestualizzare gli eventi e di creare un racconto, di far dialogare la documentazione con l'altra documentazione di tipo orale, anche perché è l'unica risposta che lo storico può dare al negazionismo. Mentre il testimone può dare un altro tipo di risposta, lo storico ha dalla sua solamente la forza di un racconto abilmente costruito. Bene, a questo punto, parlando di amicizia, ne hai parlato bene, quella molto importante tra Piero e Sami, vorrei trattare con un ospite straordinario che abbiamo tra di noi, con Tatiana Bucci, il tema della sua amicizia con Piero. Tatiana, la sorella Andra, hanno fatto tanti, numerosi, adesso non so esattamente quanti, ce lo racconterà la stessa Tatiana, viaggi della memoria con le scuole ad Auschwitz e penso in quell'occasione ho avuto modo di conoscere molto bene Piero Terracina e quindi le chiederei un suo ricordo di Piero. Tatiana. Buonasera. Il primo viaggio che abbiamo fatto con il Comune di Roma è stato nel 2004 ed è la prima volta che siamo stati molto tempo assieme a Piero, perché prima l'avevamo conosciuto così pochissimo. E poi quasi tutti i viaggi che abbiamo fatto, Piero era sempre con noi, quindi abbiamo avuto modo di conoscerlo bene. E credo, è quello che mi è mancato, Piero, in quel periodo quando Roma aveva il sindaco Alemanno. Ve lo ricordate? Le sorelle Bucci e Piero Modiano hanno deciso di fare il viaggio comunque per i ragazzi, perché per quello che l'abbiamo fatto, per i ragazzi. Piero invece aveva deciso di non fare più i viaggi finché c'era Alemanno a Roma. E devo dire che mi è mancato molto e che mi è dispiaciuto che lui non abbia comunque fatto il viaggio con noi
perché non era un dispetto, le sue idee sono quelle e lo capisco, però noi non abbiamo voluto deludere i ragazzi. E mi dispiace che Piero non abbia fatto, se non abbia reagito come noi. Hai avuto modo di parlarne con lui di questa cosa, no, di questo aspetto? No, non ho avuto modo di parlarne, purtroppo no. Non c'è stata l'occasione. Poi il fatto che io abito a Bruxelles, Andra quella volta abitava a Padova, adesso da 4 anni circa ha traslocato e abita niente di meno che in California. Quindi non ci vedeva al di fuori dei viaggi, non avevamo occasione di incontrarci. Però quando lui parlava, io mi emozionavo sempre tanto, perché aveva un modo di presentarsi, di raccontare la sua storia che veramente mi emozionava in modo particolare. Devo dire, a proposito di questo aspetto, che poi Piero ha sempre avuto un coraggio anche, no, nel prendere posizione dal punto di vista politico. Mi ricordo episodio personale, nel momento in cui appunto stavamo registrando l'intervista a lui, a Sami, appunto era il 2014-2015, in quell'occasione Beppe Grillo, nel momento diciamo di massimo successo del Movimento 5 Stelle, se n'era uscita con una delle tante dichiarazioni insensate, insomma fuori posta, dicendo, pensando di essere così spiritoso, e disse: io non sono come Hitler, sono oltre Hitler. Piero, mi ricordo, si arrabbiò tantissimo, fece delle dichiarazioni pubbliche molto pesanti anche nei confronti di Grillo, con molto coraggio, perché insomma all'epoca sicuramente, ecco, il consenso pubblico nei confronti del Movimento 5 Stelle era ben diverso rispetto a quello di oggi. E come hai ricordato anche tu, anche rispetto all'amministrazione Alemanno, prese delle posizioni, insomma, molto coraggiosa, non so se ti Ah ricordi. sì, sicuramente la sua è stata una decisione coraggiosa. Questo che disse, che hai appena detto di Grillo, io non lo sapevo, non l'ho sentito. Ma ci vuole coraggio comunque per dire anche quello. Vabbè che Grillo è un... Basta vedere Grillo è Grillo. come si comportano oggi. Quello che è successo oggi, insomma, che sta succedendo oggi politicamente, però non è il momento di parlare di queste cose, vorrei restare Certo, su ho Piero, visto che poi una. gli ultimi viaggi non ha potuto più farli anche per causa di problemi di salute. E a me mancava, devo dire che nei viaggi mi mancava molto. E così, insomma, non lo so, mi piaceva veramente il suo modo di presentarsi, di parlare anche molto con molta tranquillità. Era meraviglioso. Ecco, te lo volevo dire. Mancherà tantissimo a tutti. Ho visto brevemente tua sorella Andra e vorrei chiedere, salutarla innanzitutto, ringraziarla della sua presenza e chiederle se vuole dire anche lei, fare un breve ricordo di Piero Terracini. Sì, perché no? Non so Ecco. se mi sentite. Sì, Sì, tutto bene. sentiamo, sì, molto Sentiamo. bene. Sì, posso incominciare? Certo. Beh, Piero è stato un amico, anche se un pochino più grande di noi, è stato veramente un amico in tutti i sensi. Come ha detto mia sorella, manca nei viaggi, perché lui esponeva i suoi ricordi in una maniera unica, come forse un po' tutti noi, ma con tranquillità. Cioè, parlava benissimo, trovavo che parlava veramente in una maniera molto chiara. Ed era molto, molto, molto carino, molto, molto. Molto dolce, mi faceva tanta tenerezza. Poi anche sempre accompagnato da qualcuno negli ultimi viaggi, sempre accompagnato da qualcuno.
È stato molto bello conoscerlo. Peccato non averlo potuto frequentare di più, perché abitando più o meno lontani uno dall'altro, però è stato molto, molto importante. Grazie Andra. Grazie Andra. Prego. Io farei vedere adesso la copertina del libro di Elisa Guida. E nella copertina c'è un ritratto di Piero fatto da un artista, da un pittore che ha fatto tanti ritratti di ex deportati, che si chiama Georges De Canino. Si chiama Georges, non mi ricordo più. De Canino. Ha fatto anche uno di Sergio, ha fatto un ritratto di Sergio, nostro cugino. Esatto, sì. Esatto. E Georges ha registrato una testimonianza, un ricordo di Piero Terracina, e quindi pregherei adesso Nicole di mandare in onda questo video. Ok, spengo l'audio. L'audio. Ma torniamo alla lettera di Nedo, che nel 1946 chiudeva quelle poche righe così difficili da scrivere, esprimendo tutta la sua solidarietà e il suo affetto. Esortava Piero a reagire. Cerca di farti forza e pensa che non è ancora finita la vita e che questa può riservarci dei giorni migliori. E sottolineava l'importanza del loro rapporto. Per ogni bisogno potrai rivolgerti a me, giacché io sarò sempre lo stesso amico di Fossoli e di Auschwitz. E così fu. Sebbene la vita li abbia portati a percorrere strade differenti e a frequentarsi saltuariamente, rimasero legati da un legame profondo, una sorta di fratellanza, più che un'amicizia. Importante quasi quanto quella che Piero strinse con Ida Marcheria, anche lei sopravvissuta ad Auschwitz, e quella recuperata con Samuel, che dopo l'esperienza africana prese a vivere tra l'Italia e la Grecia. Torna il tema dell'amicizia, che caratterizza sia la biografia, sia la testimonianza di Piero, e che c'è di più importante. Sami, Nedo, Ida sono stati come fratelli, ma non sono stati gli unici. Anche gli amici della scuola ebraica sono stati importanti, fondamentali. Senza di loro non ce l'avrei mai fatta. Io ero disperato, avevo perso tutti, ma ritrovai loro e i miei cugini, Marcello e Silvano, che mi protessero. Cercavano di non farmi stare mai da solo. Uscivamo insieme, mi coinvolgevano in tutte le loro iniziative, in tutte quelle cose normali che fanno i ragazzi, che si affacciano alla vita, dandomi la possibilità di essere come gli altri. La battaglia per la normalità cominciò con un passo assai doloroso: tornare a casa. Dall'ultima volta che c'era stato, quando lo avevano costretto a salire su quell'ambulanza per Regina Coeli, era passato circa un anno e mezzo, ma sembrava trascorsa una vita. Era di nuovo lì, davanti al palazzo che lo aveva visto insieme ai genitori, ai nonni e ai fratelli, e non trovava il coraggio di entrare. Si guardò intorno, cercò il portiere, ma non lo trovò. Diede un'occhiata all'ingresso del negozio degli Ambrosini, alzò lo sguardo sulle finestre tutte uguali che danno sulla piazza. Era tutto come l'aveva lasciato. Esitò, si fece forza, salì le scale,
aveva fissa negli occhi l'immagine di quando le aveva scese di corsa, confuso e spaventato, con i fascisti e i tedeschi che spingevano e inveivano. Fece per aprire la porta di casa, ma le sorprese non erano finite. Una signora mi apre e mi chiede: chi è? Chi è? Chi è lei? Io sono Piero Terracina. La donna lo guardò con un'aria interrogativa, perché a lei quel nome non diceva niente. Io sono Piero Terracina e questa è casa mia. E mo ci stavo noi, mi disse. Questa. La casa era stata occupata da una famiglia di sfollati che non aveva intenzione di andarsene. Zia Richetta intentò pure una causa, mi pare, ma c'avevano dei ragazzini piccoli e chi li avrebbe mandati via? Piero non se ne occupò, non se la sentiva di lasciarsi coinvolgere in una battaglia legale. La casa non era di proprietà, ma in affitto, e soprattutto quelle mura lo riportavano a una famiglia e a una vita che non c'erano più. A lui bastava che gli lasciassero una camera e l'uso degli spazi comuni. E almeno su questo riuscirono ad accordarsi. Del resto, gli era chiaro che non appena ne avesse avuto l'occasione, se ne sarebbe andato. Ecco, questo era il ricordo di Georges De Canino che mi ha fatto venire in mente a proposito del difficile cammino verso la normalità o l'impossibilità del ritorno alla normalità, il racconto di Piero, diciamo, di quando, insomma, tornato finalmente a Roma, trovò una richiesta delle tasse arretrate del nonno, anche lui deportato ad Auschwitz. Questo fu il segno tangibile, il primo segno tangibile, diciamo, della scarsa attenzione, no? Della scarsa sensibilità, perlomeno, da parte della, in quel caso, dell'amministrazione comunale, insomma, dello Stato italiano. Mi collego a quello che diceva Georges De Canino per coinvolgere di nuovo Elisa sull'impossibilità di tornare ad essere normali. Piero, nelle sue testimonianze, lo ha detto più volte, dice: io credo di non essere mai tornato una persona normale e ho dovuto fingere come altri sopravvissuti della Shoah. Sì, credo che il discorso sia veramente, veramente molto sfumato. Io di questo mi sono occupata in questo mio studio, in questa mia biografia su Piero Terracina e nel mio libro precedente, La strada di casa. Per quale motivo? Perché il dopo è caratterizzato da una fortissima voglia, da una fortissima voglia di recuperare la propria normalità. La normalità che c'era prima, certo, con persone diverse, perché non ci sono i genitori, non ci sono i fratelli, ma ci sono gli zii e ci sono i cugini. E considerate che i cugini di Piero Terracina, ma sono tutt'altro che cugini, Marcello e Silvano sono dei fratelli, i nipoti diventano quasi dei figli, stiamo parlando di una famiglia particolarmente stretta, di una famiglia che sa stringersi, che sa come volersi bene e come curare i membri della propria famiglia. E questa non è un'invenzione che arriva dopo il 45, ma è proprio una famiglia culturalmente coesa, si vede anche nelle storie del nonno, nelle storie dei fratelli, quindi una famiglia molto unita che, e tra l'altro di Marcello e Silvano se ne parlava George leggendo
fatto in modo molto bello quelle pagine del libro. E quindi si cerca di vivere normali. Piero costruisce con una fatica improba la sua seconda vita, che è fatta di lavoro, che è fatta di rapporti, che è fatta per un lungo periodo, che è fatta anche di feste, di successi economici, di successi lavorativi, di bambini che tornano a ripopolare questa famiglia, e uno di questi due è Ettore Terracina, e quindi di vita che portano in casa. Eppure c'è e ci sarà sempre, questo ce lo dice Piero Terracina e questo ce lo diceva Primo Levi fin dall'immediato dopoguerra, c'è sempre quella parte in cui sembra che la normalità non sia possibile. Piero faceva estrema fatica a guardare una corda che pendeva dal balcone del palazzo di fronte, perché ricordava le impiccagioni di Auschwitz. Questo è solamente uno dei tantissimi esempi che potremmo fare. E quindi una vita in cui lui dice: io sono stato anche felice, nella mia seconda vita sono stato anche felice, ho la mia famiglia, ho avuto il mio lavoro, ho i miei amici. E Piero dava un senso profondissimo, aveva dell'amicizia, l'abbiamo detto. Eppure certe volte il peso di quello che ho visto e che ho vissuto diventa insostenibile. E poi concludeva così e diceva sempre: perché da Auschwitz non si torna. Grazie Elisa. Io ho promesso a Miriam e agli amici del Centro di Cultura Ebraica di mantenere, restare nei tempi previsti, e quindi ti chiederò adesso di spiegarci, di raccontarci il titolo del libro, Senza perdere la dignità. Nello stesso tempo chiederei a Nicole se ci sono delle domande da parte del pubblico aggiuntive da fare dopo, prima di insomma andare verso la conclusione del nostro incontro. Quindi ecco Elisa, se intanto ci puoi raccontare insomma il motivo insomma del titolo. Certamente, grazie per avermelo chiesto, e sarò particolarmente breve. Siamo a Regina Coeli, è sera tardi del 7 aprile del 1944. Giovanni, il papà di Piero, sente di aver fallito in tutto, ha tentato dal 38 in poi la carta dell'emigrazione, non c'è riuscito, ha provato a proteggere la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli, si sono nascosti e non ce l'ha fatta. E quella sera trova il papà anziano, i suoi figli in piedi davanti all'ufficio matricole di Regina Coeli. Sono appena arrivati, sono stati arrestati in casa, come abbiamo detto, e probabilmente si sente disperato, si sente di aver fallito. E l'indignazione è talmente tanta, e il senso del pericolo è talmente tanto, che parlerà ai figli con una lucidità estrema. Lucidità estrema, mi viene da dire, è simile a quella della mamma delle sorelle Bucci, che ripeteva loro il loro nome quando ne aveva occasione. Lucidità estrema che fa sì che li guardi e che dica loro: potranno accadere delle cose terribili, qualunque cosa accada, non perdete mai la dignità. Non è solamente un momento molto forte della testimonianza di Piero Terracina, è l'imperativo morale, è l'eredità morale che gli ha lasciato il suo papà, che è il personaggio chiave per certi aspetti della sua formazione, ed è l'imperativo morale, proprio in senso filosofico, che Piero Terracina ha seguito e ha rispettato per quasi un secolo di vita. Pietro, non ci sono domande sulla pagina Facebook, ma soltanto saluti, complimenti a tutti, ma nessuna domanda, quindi... Va bene,
Allora concludiamo velocemente, in realtà appunto di domande ce ne sarebbero tantissime perché il libro che vi consiglio di leggere se non l'avete fatto, di comprarlo, è veramente molto denso di storie e i temi da affrontare sarebbero ancora tanti, a iniziare da quello che Piero metteva sempre, diciamo, concludeva spesso i suoi interventi sul rischio, no, del negazionismo sempre presente e di possibili anche paralleli con altre tragedie forse più attuali, per esempio quella, no, dei migranti dei giorni nostri. E, bisogna ricordare che poi appunto tra i testimoni della Shoah Piero è stato sicuramente tra coloro che più volte si è ricordato anche della persecuzione di altre minoranze importante, no? Cioè il tema per esempio della persecuzione dei Roma e Sinti in tutte le sue testimonianze è stato veramente molto importante, come scrive anche Elisa. E niente, io a questo punto quindi vi ringrazio tutti quanti, se c'è qualcuno che vuole, dei nostri amici che vuole fare ancora un saluto, siamo qui, e se no vi mando a tutti un grosso grazie e un saluto, a presto. Grazie Pietro, io voglio ringraziare moltissimo te, la tua partecipazione, ringrazio molto Elisa, Tatiana, ospite inaspettata, ci ha fatto una grande gioia la tua partecipazione, un grazie a Ettore, grazie a tutti. Grazie a te, grazie a voi. E grazie anche a Nicole che sta in regia naturalmente. Arrivederci. È stato veramente una presentazione emozionante. Brava Elisa. Grazie mille. Era tanto tempo che non ci vedevamo. Sì. Allora, grazie mille. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao, ciao a tutti. Credo che la diretta sia, non siamo più.